pigiama Fuchiyama. Gira, buonasera! Gira più della gira! Bentornati, Caccianasi! Una nuova puntata! Hai frenato? Sì! Almeno! No, spegni, parcheggia, faccio anche la retro! Hai parcheggiato? Parcheggio, vai! Hai parcheggiato! No, tolgo il volante che è la sicura! Ah, bravo! Lo tolgo, lo vuoi te? No, mi impiccia ste volante, guarda, cavolo! Va tutto bene. Mi impiccia un bel po' il volante in una macchina, guarda, e ne so perché. Cuccia farai che il volante, boh. E se guidava meglio sei piedi e basta. La bicicletta. Si vede a ragionare la cosa. Cosa hai fatto qua? Co? Perché? Qua fate? Ah, non lo so, ti vedi come sei messo. No, non ci vedo, mi prendi in giro perché? Non ci vedi. Ti vedi? Mi prendi in giro che non ci vedo? Ah, ma sei ridotto male. Top, te pensa per te, pensa. Oh, ma guarda che va bene, mi viene di io sono... Ah, non lo so. Te perché sei ridotto tanto bene? Ah, mi sa un po' meglio. Ma guarda questo. Un po' meglio di te. Ma come vuoi da me? Ma pensa per te. Guarda, se ti do il voto ti do 3. 3. Ah, vabbè, voglio essere buono, 6. Già uno preso stamattina di 3 in scienze. Te a scuola mi sa che prendi anche... Bravo, uno. bravo. Dei. Oh, allora, come va, ragazzi di Telefano TV? Tutto bene? Che si chiama? Fanno TV, che Telefano, ancora non hai imparato. Telefano TV, esatto. Mi vuoi dire cosa hai fatto? Niente, tutto bene. Tutto a posto. Sono mancato un pochettino perché sei stati ai Giochi della Gioventù, sono stata ai Giochi della Gioventù a Pergola. Che roba bella. A Gualdo Tadino. Guarda, ma con Gualdo Tadino, a Pergola. Pergola erano. I Giochi della Gioventù, che roba bella. Qua mi sono divertite. Mi sono divertito un bel po', Vedo, è andata bene ai Giochi della Gioventù. È andata benissimo ai Giochi della Gioventù. Aio! Non si può appoggiare qui. Niente, è andata molto bene ai Giochi della Gioventù. Guarda, sono stato favoloso. Ho fatto un figurone. Si vede, guarda. Ho fatto un figurone, sono stato bravissimo. Allora, ho fatto il salto in lungo e sono arrivato quinto. Insomma, dai, quinto, e non vinto dai. La medaglia, ma qui capite? Bravo. Ma è legittima mal per niente, quinto. Bravo, guarda, insomma. Ti do anche il voto, guarda terzo, qua. Terzo era messa la medaglia. Sette, ma sette. Quinto. Ma quanti eravate a partecipare? In cinque, Ermi. Quinto su cinque. Sì, salto in lungo cinque. E voto tre, allora. Insomma, dai, quinto, sono arrivato e insomma, è legittima bene. Poi ho fatto i 100 metri. I 100 o 800? I 100 metri. Ma è lunghi i 100 metri. 11, partimo. Arriva alla fine, guarda che è lunga molto. 100 metri e ci metterò 2 minuti. Tocca veda. Te prova. Un quarto d'ora. Io 16-17. Camminando piano piano. Manca ma lì mi sono piazzate, sono arrivato decimo. Su quanti? Ermi una decina. È sempre ultimo. Insomma, dai, è gita bene. E dopo, alla fine, alla sera, avevamo fatto la corsa campestre. E che roba bella. Quanti eravate? La corsa campestre. Saremmo stati 2000, 3000. La corsa campestre, guarda, è stata una roba bellissima la corsa campestre. Vedo. E sai, quella corsa campestre? Certo, la corsa. È la corsa in dei campi. Dice, come nei campi? È campestre, vuol dire dei campi. Ma come nei campi? La corsa campestre in dei campi. E insomma, sono partito, c'avevo tutti gli amici, capite? Alla partenza, tu, dai Genesio, corri Genesio. Insomma, sono partito come una scopettata. Corri. E corri. Dai Genesio, vai! Ho corso. A un certo punto, vengo un cartello. Gubbio, c'era scritto. Ti sei perso? Mi sono perso, sì. Era a Pergola, sono partito. Non sei manco arrivato ultimo. Non sei proprio arrivato. Sarò arrivato secondo, terzo, lì, a Gubbio. Era le 2 alle 3 di notte, ho trovato un camionista. Duva a Fano, allora mi porta a casa per favore. Ah, pensavo che ti avevi menato il camionista. No, e perché? Ma vado a menare il camionista. No, non lo so, guarda come sei ridotto. Niente, no, mi ha portato a Fano, insomma, guarda, è stata un'esperienza bellissima, è stata. Si vede. Andate tutti ai Giochi della Gioventù. Un'esperienza da fare, visto? Un'esperienza da fare, bravissimi. Pronto, chi c'è in linea? Posso appoggiare? Perché mi fa male un po'. Ah, vedi allora che... Pronto!
Pronto? Ciao, pronto. Come ti chiami e da dove chiami? Chiamo da Marotta e mi chiamo Romina. Romina da Marotta. Ciao Romina. Ciao Romina, quanta bella Marotta. Guarda, Marotta è la città più bella dell'Adriatico. Hai 7. Ragione, sono d'accordo con te. È vera Romina? Vabbè, no, è bella, però la più bella dell'Adriatico. Dopo Venezia, to. Dopo vabbè. Venezia. Seconda. Vabbè, dai, seconda. Bene, con chi sei a casa? Sono con mio marito. Tuo marito e basta? Sì. Sì. Siamo soli, perché c'è una figlia sposata e siamo soli adesso. Brava Romina, cu fai de belle, Romina racconta in la vita te, cu fai de belle. Sono casalinga e nonna felice. E nonna felice. Un applauso, applaudi un po'. Vedi che non c'è mai... Bene, andiamo al nostro gioco. Dai Romina, voglio che vinci subito. Giochiamo subito, Romina. Eccoci, ci siamo. Tu sai come si gioca? Sì. Che devi scegliere una tra le nostre porte: portapacchi, portachiavi, portagioie o portacenere. Quale scegli? Portacenere. Portacenere. Bene, partiamo da qua. Pronto? Via! Mo guarda che sorge. Guarda che sorge. Oddio. Eccolo, è entrato! Hai finito? Fatto. Mamma, non mamma! Sì, dove? Romina, mamma o non mamma, cu dici, cu verrà? Allora. Mamma, dai. Lo fai te, mamma, non mamma? Forse, ne so. Ma questo fiore qui? Che... Ma l'hai visto bene? Perché? C'ha 50 petali, c'ha. Qua è un crisantemo? Ho capito, ma non finiamo più con questo. Tanto come da fai io? C'è quello lì, c'era di meno. Ma io non lo so, guarda i petali. Finiamo all'1:20. Ma guardate, questo. Passa quel bravo. Ne prendiamo uno. Mamma? Dai, prendine uno più piccolo. Uno più piccolo. Sì. Mamma o non mamma? Mamma. Mamma. Sempre. Mamma. Non mamma, mamma non mamma, mamma non mamma, mamma! Mamma, brava Romina, mamma! Mamma parecchio, mamma davanti! Mamma non mamma, complimenti! Complimenti a voi! Romina, hai vinto una bottiglia offerta dal nostro sponsor, le cantine, azienda agricola, Bucchini. Ecco, adesso guarda, lo assaggiamo anche in diretta, vedi oggi? Ma te poi beva. Perché? Mo guidi, ma sei matto. Ecco, no, sono fermo. Adesso... No, non si beve, mentre si guida non si beve. Ho capito, ho parcheggiato e non parto più. Parti più, adesso. Non parto più, ho parcheggiato. Adesso hai bevuto, ne ma chi allora? Ma ancora non ho manco bevuto. Dai. Bevo l'assaggio. Te si birbo. Non puoi bere. Romina, vedi lui, beve e guida. Dai, sentiamo com'è. La mia salute. Alla salute, alla sua. Grazie. Però, alla ti aspettiamo mia. Per fare il brindisi. Ti aspetta, Romina. In bocca al lupo a tutti voi. Grazie. Quando viene aspetta, non mettere giù. Ti aspettiamo quando viene a ritirare la bottiglia per fare un brindisi. C'è l'altro gioco. Certo. A cui è vero. Puoi partecipare. Altezza, peso e giro vita di Christian Bertinelli. Abbiamo una foto in sovrimpressione. E quanta sarà alto ste mandulo di Christian Bertinelli? Una, ti do un aiuto che relativo. Nelle scorse puntate hanno indovinato una delle tre misure. Sì. Ecco, tu prova a dire, insomma, è un bel ragazzo, diciamo. È un bel ragazzo, un bel mandulone. 1,85 m. Sì, poi vediamo. Di vita 95. E poi? Altezza? 1,85. Il peso manca. Scusa, peso. Scusa. Il peso 82. Oh mamma mia. No, però sei stata bravissima. Una l'hai indovinata, una l'hai sfiorata e una no. E comunque. Rita, guarda, sei stata bravissima, sei stata. Una l'hai indovinata, una sfiorata e l'altra quasi sfiorata. Bravissima. Brava. Mi hai aiutato anche troppo. Complimenti. È andata? È gita? Va bene, ciao. Ciao Romina! Saluta tuo marito! È tutta Marotta! Ma guarda, insomma, guarda, è proprio bravi invece, sta ascoltatori
telefono TV. Ma te stai bene? Io sto benissimo, perché? perché non sto bene? Perché mi dici così? Perché cuccio lì? No, perché niente. Mi dici che sto male? Scusa, volevo dire, ma a questi giochi della gioventù... Chi fischia? A questi giochi della gioventù c'erano anche dei partecipanti di paesi stranieri? Ah, voglia, ma scherzi, i giochi della gioventù, da tutto il mondo! Tipo? Da Cagli, c'era i ragazzi da Fusumbrone, c'era i ragazzi da Urbania, guarda, da tutto il mondo proprio! Ma come da tutto il mondo? Ho conosciuto un macello di gente da tutto il mondo! Ma come da tutto il mondo? Io dico dei paesi, questi che sono della provincia, dai paesi esteri, c'era qualcuno? Esteri? Motivo da dove? Da Ancona? Ancona cos'è? Estero? No, da Ancona no. Da Ancona no. Scusate. Massimo da Marotta. La gente, i giochi della gioventù, la gente un bel po' c'era. Scusa, ma una cosa, ma te geografia ce l'hai a scuola? In geografia sì. Sei bravo? C'ho due. Meglio di uno. C'ho due. Ah, sì, sì. Meglio di uno, due. È il doppio. È il doppio, pensa a te. Prende il doppio della scuola, vuoti che sono migliorato. E te pensi che il doppio del voto tuo sarebbe 4? 4? Che già... Quello è il prossimo anno. Bravo. In terza media. Ci abbiamo delle se buone... Se ci arrivo in terza, delle buone aspettative per l'anno prossimo. Bravo. Passeremo dal 2 al 4. Esatto. Senti, ma c'erano un po' di ragazze a... Ah, voglia! C'erano le ragazze ai giochi della gioventù. Le ragazze da Xitere. Pieno così. Pieno così di ragazzine. Me ne ho conosciuta una. Quando mi piaceva. La Pellegrini si chiama. Pellegrini. Federica Pellegrini. No, Teresa questa si chiama. Teresa Pellegrini. È di Schieppe. La Teresa Pellegrini, appena l'ho vista, mi è piaciuta subito. Perché è una bella chiattona, bella muscolosa, bella, sono stati 100 kg. Ma lei? E in pratica lì niente. Cosa faceva? Salti in alto? No, lì ha sollevi i pesi. Solleva molto pesi. E insomma mi fa, dai Celeste, vieni ma veda che sollevi i pesi, mettiti qui dietro. E insomma mi sono messo lì dietro. A sollevarmi, ragazzi. Niente, dopo mi ha spiegato che sti ragazzi, quando sollevano i pesi, c'è lo sforzo forte, capito? Per sollevarlo, ho capito, ma mi dici di dietro, almeno di davanti. Questa niente, ha sollevato, la mulata, si è incascata in quattro, fai conto. In quattro, in una panchina, bam, si è incascata in però, quattro. Ti sei divertito però. Sì, ma una scurgione del genere. Pieno così. Mo le ragazzine, pieno. Anche la Teresa, ancora mi chiama, e vuoi sapere niente. Quella mi sollevo un peso, brum. Beh, ti piaceva quella del lancio del peso? Grossa, 100 kg. Solleva i pesi. Ah, sollevamento, scusa. Questa solleva, ma non si sforza. Si sforza. Ho capito che si sforza. Te se provi a sollevare te chili per sollevare un peso, troca, fai lo sforzo, hai capito? Capito. Se mangiato qualche... C'è da stare attenti. Scusa, ma non ce n'era una più leggera, più carina, che faceva il salto in lungo? No. Mai vista. Sono la Teresa Pellegrini. Ah, no, ce n'era una. E tutti noi, qui sotto la Teresa Pellegrini, bravo una mucchia. Ancora ho dato una normale. Brum, ma fatto. Brum, e sono cascato per terra. E lì ti sei fatto male, vero? No. No, che male. Ah, ancora. Ma che male. Sta benissimo, non si è fatto niente, guarda. Sì, sta tan bene, ma guarda qui. Sta tanto bene, ma vuole, ma guarda che è tremendo. Ma infatti, guarda, ti vorrei anch'io quasi. È vero, sono in forma. Pronto, chi parla a telefono a TV adesso? Ciao, sono la Catiuscia. Oh, Catiuscia. Ciao, Catiuscia. Ciao. Che pensa di non, Catiuscia? Viste, complicate. Mi piace un bel po', Catiuscia. Beh, mica tanto. No, mi piace proprio, Catiuscia. Scusa, è una domanda indiscreta, si può chiedere. Faccio sì. Per te, Quanti anni hai? Io? Pochi. 33. Pochi. Quanti? 33. 33. Ma per i genesi sono troppi. Un po' troppi. È giovanissima, ancora. Ma lui... Sai, c'ho 22 anni. Lui fa le medie, fa... Ma io 33 poi ne dimostro 10 di meno, 22, 23. Ma sei matta, non lo dire, che questo adesso... Catiuscia, lei è passato
l'esame di terza media. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. È difficile, Catiuscia, guarda che è difficile un bel po'. Sarà 10 anni che c'è prove, dici, uomo. Addirittura? È difficile molto, molto, molto. Ti fai certe domande che proprio capisci. Tipo, dimmi chi è un paese estero. Bravo. Ancona, tipo. Catiuscia, come fai le belle vita di un po'? Io sono infermiera, non è che bisogna punturina, se tu ti chiederò che sai. Perché? Perché mi vedi cerotti, Catiuscia? Qualcuno. Sta senti, ma curi te i malati. Ci proviamo. È vero. Sì, sì. Allora, dopo lascia l'indirizzo, Catiuscia. Vedi allora. Così, c'è sempre bisogno di un'infermiera nella vita. Va bene. Vai, Catiuscia, andiamo subito al gioco. Bene. Sacca il surf. Dalla regia mi... Sacca il surf. Eccoci, che porta scegli? Portapacchi. Portapacchi. Eccoci qua. Pronta? Sì. Andiamo. Via. Eccolo. È caduto. Oh, sì. Vai. Oh. Partirà. Non parte più. Eccolo, Dritto così. Dov'è andato? Tu hai che scorcio. Canta tu. È andato in banca. In banca si canta. Per non piangere. Sì. E quindi noi abbiamo una canzone per te, credo, dalla regia. Tu riesci? Sai che canzone è? Ma non lo sento. Con tutte le ragazze. Ah, sì. Sono tremendo. Le lascio quando. Questa è la canzone di Genesio. Oddio. Ma la cantate? Sì. Ah, devo cantare? Certo. Ah, giusto. La sai? Tutte le ragazze sono tremendo. Prima le prendo e poi? E poi? Non me la ricordo più. Con tutte le ragazze. E come si intitola? Sono tremendo. Con tutte le ragazze. No, che cosa sei con tutte le ragazze? Tremendo. Sei tremendo. Brava Catiuscia. Anche se è una femmina. Più o meno. E quindi verbo essere prima persona singolare. Io Sono tremendo. Brava Catiuscia. Grazie. Bene, guarda, 32. Molto grosso, molto. E lode. Che è più o meno di 19. È un po' di memmo, va bene, uguale. Come di meno? Catiuscia, ma sei stata brava molto, molto, Catiuscia. Grazie. È un caso disperato. Senti, ma te da Duccia chiami, Catiuscia? Mica... No, da Cucurano. Da Cucurano. Boh. Potevi di subito. Salutiamo Cucurano. Certo. Adesso, Catiuscia, è da fare il gioco. Guarda che ci siamo vicini proprio. Allora, Catiuscia. Sì. Hai sentito la telefonata di prima? Poco. Poco. Vabbè, buttati altezza, peso e giro vita di Cristian Bertinelli. Allora, altezza 1,85, giro vita 94, peso 86, mi dicono. Mamma mia, ne hai indovinati due! Dai che ci si! Via, scacciata dentro a casa, dai che indovinate subito! Va bene! Ma... Complimenti. Posso fare due saluti? Come? Posso fare due saluti? Certo. Sì, poi aspetta a chiudere. Dimmi, chi salutiamo? Allora, voglio salutare la Martina, la Matilde, Riccardo e Alessandro. Bene. E in più anche alla mia amica Edi, che oggi fa gli anni, compleanno. Quanti? 42. 42. E in più volevo salutare ma la Federica Pedrotti, che sta che pilotti. Guarda, gli porterei i tuoi saluti a quella pilottara. Ti salutiamo anche Orietta. Va bene. Ciao Catiuscia, ciao bella. Ciao. Hai vinto una bottiglia di vino da ritirare qui. Va bene, grazie. Presso la sede di Fano TV, la bottiglia offerta dalla nostra azienda agricola. È boga, stai vighe. Te lo sai come si chiama l'azienda agricola? È boga. È buonissimo. È buono. Azienda Bucchini di Isola di Fano. Ecco.
Bene, Genesio, mi vuoi dire come ti sei fatto male? Oh, ma guarda che si caccia naso proprio, fa la trasmissione, ma si proprio caccia naso. Aspetta. Niente, allora... ho fatto il salto in lungo. Allora ti sei fatto un po' male. Ho fatto il salto in lungo. Adesso te fa veda, perché uno è il salto in lungo, tipo, ad esempio, no? Sì, fai il salto in lungo. Anche la gamba c'hai? Oh, curidi! No, non lo so. Mi prendi in giro, mi prendi. Sei tutto rotto, ma fai il salto in lungo, capito? Hai da prendere, andare in corsa, devi fiondarti dentro un rettilineo, devi correre forte molto, capito? Te c'hai una linea ed arrivare in una vasca sulla sabbia, capito? Sì. Io ho preso sta gran rincorsa e niente, ho saltato alla sabbia e ci sono arrivato. Mi sono schiantato intensamente. E vedi? Quindi? Vedi? Alla gamba. Beh, ho saltato, intensamente. Cioè, manco nella sabbia sei arrivato. E ci sono arrivato in la sabbia. È bravo. La sabbia, cioè, ma guarda che la sabbia è distata un bel po'. È distante. No, è distante la sabbia. Scusa, ma cos'era il salto? È che c'hai la sabbia subito. Hai da saltare molto per arrivare. Ma era il salto triplo o il salto in lungo? No, il salto in lungo. Insomma, ho preso la gara di cosa e mi sono schiantato in tencimento, pensa. Ecco. E questo è salto in lungo. Questo è salto in dopo lungo. Che sport hai fatto? Anche altri? Tutti i giochi tutti. Della gioventù, i giovani, ho fatto i giochi tanto della sei gioventù. Bravo, tanto è bravo, no? Dopo niente, ho fatto il salto in alto. Il salto in alto, tanto io sono un bel cristaccio, un bel mandulone, ho detto nel salto in alto e fa una bella figura, e infatti ho fatto una bella figura. Ma guarda che te c'è presente com'è il salto in alto? Com'è il salto in alto? È difficile molto. C'è un'asta, certo. Si prende la rincorsa, poi di schiena. Bravo, ecco. Insomma, io ho preso questa rincorsa, mo l'asta, ma guarda che era alta molto, sarà stata 2-3 metri, Ma che 2-3 metri? Beh, era alta! Due metri casomai. Due metri, tombo. È difficile da saltare. Ho preso sta grave in corsa, mi sono inarcato, bim, e sono cascato in il pavimento. E mi avevano tolto il materasso. Ma il come ho tolto il materasso? Ma io di dopo agli organizzatori, ma come metto io il materasso? Ma che modo è di organizzare i giochi della gioventù? Ma detto gli organizzatori, ma di Genesio, mo' sbagliato, il salto in alto era davanti, e facevi il davanti. Mo' porca boia, ma allora ditelo, scrivetelo, il salto in alto. Ma chi era l'organizzatore di sti giochi? Già Incevic, alla pergola. Insomma, beh, mi sono schiantato. E c'era il materasso, e cosa hai rotto? Il braccio? Il braccio, ho rotto. Ecco, porca ho rotto il braccio, il salto in alto. Ma in testa invece? Niente, in testa dopo era per Nivia, no? Per Givia, attraverso questo... E mi è arrivata una boccia in la testa. Ma io che mi occupo, giocata a bocce? Giocata a bocce i giochi della gioventù, cucciare le bocce? Ma come bocce? Sarà stato il lancio del peso? No, una boccia mi è arrivata, una boccia in la testa. Dopo, insomma, sono uscito vedo, perché sai, mi è arrivata una bella cregna, ti arriva la boccia in la testa. Insomma, sono uscito a vedere e c'era un cinesino piccolino che giocava a bocce dall'alto. È il lancio del peso. Ma che lancio del peso? Ma se mai aveva visto un metodo cinese che la boccia la tirava da così. Tanti dicono le bocce si tirano dal basso, no dall'alto. Ma che metodo cinese? È il lancio del peso. No, è le bocce cinesi. È le bocce cinesi. le tiri da così. Ma che le bocce cinesi? Allora io dico siete incoscienti che prendete la gente in la testa se le bocce. Ma te cosa facciamo sempre? Io gioco sempre a casa mia, no, nel circolo di anziani. Le bocce si tirano da sotto, no dall'alto. Le bocce. E vanno tutti a giocare le bocce dall'alto. Scusa, ma te cosa passavi nel campo? Sti cinesi. Ma non si attraversa mentre ci sono i giochi. Ma so che questo giocava a bocce. Ma tanto... Hai giocato della gioventù. Guarda, è stata proprio... Ma io non lo so. Tocca di là come la sta. E qua cosa hai fatto qua? No, questo è un brufolo. È piccolino, eh. Questo menutieri, perché ho maiato. Vedi, è piccolino. È un bel brufolo. Un bel brufolo. Tutta la guancia, comunque. Sì. Insomma, guarda, sti giochi della gioventù, è un mese macello è stato. Però mi sono piazzato. Però mi sono piazzato. In che cosa ti sei piazzato? Sono arrivato quinto, sono arrivato decimo. Ho capito. Guarda che quello, ne sono arrivati tutti come genesi. No, tutti davanti. Pronto, telefono TV, chi parla allora, di grazia? Pronto? Pronto. Ciao, sono Carla. Oh, Carla. Carla? Come fai, Carla, de bella? Lavoro. Beata. Lavoro? Tu lavori, Carla, di un po'. In ospedale. Anche a te in ospedale?
Sì. Vado a fare la posta per me. Sì. E questo sì. Carla, guarda con sordotto. Il dottore ha detto che lo devi tenere su così. Carla, hai visto come hanno fatto? Un po' più su? Te, me curi un po', me curi? Sì, mi rovino del tutto. Mi rovino del tutto. Come? Come rovini del tutto? Mi rovina del tutto, ma in effetti c'ha l'altra braccia e me fai. In effetti c'è ancora un braccio e una gamba, Sani. Era. Volendo. Cucù diventa un coso, un crocifisso. Ma di chi? Da tu chiami Carla di un po'? Dal porto. Dal porto? Dal sì. Ma te la Carla, guarda. Sarei un po' curioso di a scacciare la sala, dove sta la Carla, guarda proprio. Tu stai Carla al porto? Davanti al faro. Davanti al faro tu stai? No, la zona del porto, la zona per andare agli orti. Ah, ho capito. Ce l'hai il barchetto? Il barchetto ce l'hai per il porto. Ma che barchetto? Perché sta il porto e la Carla. Ho capito, chi sta al porto c'è il barchetto. Beh, perché no? Sì, il barchetto sì, lo vuoi comprare, sì. Vedi, la Carla vuole... Senti, lì vuole comprare il barchetto. Oh, dopo Carla, giro a fare un giro sul barchetto. Sì, sì, sì. È vera, Carla? Sì. Te venga a prendersi il barchetto. Bimbi, c'è il craxon nel barchetto? C'è, la venga a prendersi. C'ha la sirena. Vabbè, Carla, vieni giù, giro a fare un giro sul barchetto. Sì, sì. E viene Carla? Va bene. Carla, andiamo subito a giocare. Sì. Nella nostra piazza. Bravo. Ci sei? Sì. Sa bene che il sorcio. Scegli la porta. Che porta devo scegliere? Voi? Quella che preferisci. Allora, hanno già scelto portapacchi e portacenere, portagioia o portachiavi? Portachiavi. Portachiavi. Sì. Eccolo. Ecco che il sorcio. Eccolo, eccolo, eccolo. Oddio. Tu bocca. Eccolo. Oh, niente. Vai, di qua, di là. Torna dietro. Sei bloccate? No, va. Oddio. Due va. Eccolo, forse entra. Entra, no, niente, retromarcia. Niente, doppia musica. Quando si impunta, ragazzi, è tremendo che si impunta, guarda. Ecco, dritto anche lei! Non si può però, non si può. E due gite. E quindi rigiochiamo fino alle 11:20. Diritto, l'ingrediente mancante! Questa la sbaglio di sicuro. Eccoci! Mola Carla il sale, l'ingrediente mancante, vero questa Carla? Questa la sbaglio di sicuro. Non ti aiuta, Carla? Bravo. Allora, dovrebbe andare in sovrimpressione una ricetta semplice. Questa è quella di martedì scorso. Però. Abbiamo solo questa? Ma quella la sì, ne abbiamo... Quella, quella è il vin queste? No, il vin brulero, questo è il vino bianco. Ma questa ha tanti ingredienti, quelli è il vino e basta. Intanto che dalla regia... quella è il vin che... Parte... Va in sovrimpressione la nuova ricetta. Noi siamo pronti. È il vino che tocca beva il vino. Siamo molto pronti, aspettiamo. Intanto possiamo fare così, guarda. Ti davano così, facevano così. Per far partire la corsa? No, quello è per i cervi. Ma che cervi? Non scherzi, te è sulla più questo che ti arrivano tutti i cervi. Ma che c'è? Da qui? Da buono, ti arrivano tutti ma i cervi. Ma i cervi qui arrivano? No, quelli guarda che c'ha le corna. Che ti ha preso le corna. A te le corna. No. Allora, vediamo. Ma me proprio. Ci siamo. Allora, abbiamo una ricetta che è il pollo alle nocciole. Madonna. No, ma adesso ti dico io. Gli ingredienti sono il pollo. Che tanto c'è? Peperoncino. Che tante. Nocciole sgusciate. Mm-hmm. E poi oltre a olio, sale, le solite, manca un ingrediente. Hai tre tentativi. Io ti posso dire che se ti guardi intorno... Slide, per me slide dentro casa. No, ti guardi intorno qui da noi. Te ce l'hai sicuro dentro casa. Qui da noi. Sì, qui da noi. Ma queste, quasi. Salsa di soia. Allora, c'è il pollo, ci sono le nocciole. Per dargli un po' di sapore, quando si cucina, cosa si mette? Rosmarino. No. Rosmarino, no. Qualcosa che si versa. L'olio. No, il sale. Il pepe. No. Il vino.
Ecco, non è proprio il vino, è la di vino. L'aceto. Aceto, no. Di vino, visto che lo sapeva. Sapeva la cara, capirei. Quasi lo ha detto. Quasi lo ha detto subito. Capirei la Carla se ne sapeva. Brava Carla, complimenti. È l'aceto di vino. Aceto di vino. Tu lo fai il pollo alle nocciole? No. 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 Pensa proprio la Carla, è vera Carla. Carla, fai il pollo alle nocciole? No. No. Manca morta, ha detto Carla. Va bene, Carla, hai indovinato e quindi hai vinto una bottiglia offerta dall'azienda agricola Bucchini. Dove la devo venire a ritirare? Qui alla sede di Fano TV. Adesso c'è il gioco, Carla, c'è il gioco. Sarai contattata poi dagli uffici. Ok. Dall'ufficio, dai nostri uffici. Bene, però sai che puoi partecipare anche al secondo gioco. Sì. E indovinare l'altezza, il peso e il giro vita di Christian Bertinelli. Allora. Altezza. Sì. 1,85. Dici, poi il peso 86 e il giro vita è un bel 90. No, mi dispiace, una sola risposta esatta, ma poi noi abbiamo detto, sappiamo che cosa si indovina, certo. Che cosa si vince? Certo. Cosa si vince? Si vince che noi giri a casa loro. Saranno contenti. Ma nessuno indovina apposta. Perché non ci vuole? Noi faremo una serata in esterni e ci incontreremo con il vincitore del quiz, del mega quiz su Christian Bertinelli. Yes. Bene, noi ti salutiamo. Posso fare un saluto? Certo, Carla, dimmi. Volevo salutare mia madre, mio padre. Va mia bene. Sorella. Va bene. Nonna. L'altra mia sorella. Anche la sia. Mio fratello. E i nipoti, tutti i nipoti. Quindi c'hai due sorelle e un fratello. Sì. Bene. Brava Carla. Una bella famiglia. Ciao Carlotta. Ciao Carla. Salute tutti al porto. Ciao, a presto. Ciao Carla, a presto. Senti, io dalla Catiuscia, dall'infermiera. È l'infermiera che ha chiamato prima. Ma te lo sai cosa mi ha detto? In modo fai vedere il braccio, la testa, il brufolo. Ma te lo sai cosa? Il brufolo. Se lo sai cosa? Il brufolo. Modo fai vedere. Te lo sai cosa mi ha detto il dottore? Cosa ha detto il dottore? Ah, mi ha detto, guarda che senza meno. Cufa, spogliarelle? Sì, no, ha detto anche a me, senza meno, che io dopo le 9, ormai ci siamo quasi, devo mettere anche io questo gesso, sai? Ecco. Molto meno, è il gesto di casa del taxi. Lo devo, come no? Sì. Lo devo mettere anch'io. Muovalate. Come no? Dopo le 9. Salsa la mattina, mette il gesso? Ha detto, poi lo devi tenere 10 minuti da una parte, e poi se vuoi puoi cambiare e metterlo anche dall'altra. Ah. Io ogni quarto d'ora lo cambio. Ma mica va il taxi. E come no? A me il dottore. Ma di che si può cambiare? Come no? Ma come dire adesso un mette il gesso su? Si può cambiare. Oh, quindi. Basta, eh? E non ci si gira qui perché è piccolo. Oh, quindi. Basta, mi fai male la testa che mi ha tirato la boccia. Io ci siamo quasi, noi ci vediamo martedì prossimo, il giovedì prossimo, qui con. Probabilmente ci sarà un nuovo ospite martedì. Buon weekend, ciao a tutti! Ciao! Nasi. Io andiamo all'ospedale a far bene! Cin, accompagniamo Genesio a piedi però! Cin a tutti! Piedi, un brindisi! Ma come è? Basta bere! Ma come è? Ma come è? Ma come è? Ma come è?